Se anche tu hai dolore all'anca, ho delle informazioni molto importanti da farti vedere. Continua a guardare il video. Il dolore all'anca è un sintomo che può avere moltissime cause. Il dolore può essere sul lato esterno dell'articolazione oppure sul lato interno. Per la precisione, a livello della zona inguinale. Chi ha dolore all'anca da un lato, inoltre, può avere dolore sullo stesso lato a livello del ginocchio. Questo perché c'è una sinergia nei movimenti tra anca, ginocchio e caviglia. Tra le cause più comuni di dolore all'anca ritroviamo artrosi, che di solito è secondaria a traumi subiti a livello di questa articolazione, tendinite a livello del muscolo medio gluteo, anca a scatto e borsite. Il dolore a livello di queste articolazioni, inoltre, può anche essere causato da delle patologie secondarie, in particolare fibromialgia ed ernie lombari. Gli esami strumentali più comuni che vengono utilizzati per fare una diagnosi di dolore all'anca sono RX, risonanza magnetica ed elettromiografia. A prescindere dalla causa, tutte le persone che hanno dolore all'anca hanno difficoltà nell'eseguire attività di vita quotidiana, in particolare nell'alzarsi in piedi, nel deambulare oppure nell'eseguire movimenti come accavallare le gambe da seduti. In caso di dolore all'anca, la testa del femore, che normalmente deve essere centrata nell'acetabolo, si ritrova invece in una posizione più alta e più mediale, quindi è come se fosse più compressa a livello dell'acetabolo. Questo è dovuto ad una eccessiva tensione di alcuni muscoli, in particolare dei muscoli flessori dell'anca e dei muscoli adduttori. Ecco spiegato quindi perché le persone che hanno dolore all'anca hanno difficoltà nei movimenti di rotazione interna, rotazione esterna, abduzione e adduzione della gamba. In questo video ti farò vedere come sbloccare l'anca in modo da ridurre immediatamente il dolore e ritrovare una maggiore possibilità di movimento. Prima tecnica di sblocco dell'anca. Andremo ad effettuare il cosiddetto pompage dell'articolazione coxo-femorale. Il pompage è una tecnica che permette di rilassare le tensioni muscolari ed allentare i blocchi articolari. Dalla posizione di anca a 90 gradi e ginocchio a 90 gradi andiamo ad afferrare la coscia nella parte distale, in questo modo, quindi al di sopra del ginocchio. Da questa posizione andremo ad effettuare delle trazioni verso l'alto del femore e poi andremo a frenare il movimento di ritorno. In realtà è un movimento molto piccolo, quindi trazioniamo verso l'alto il femore e poi andiamo a rilasciare in questo modo. Quindi non portiamo in alto e poi lasciamo, ma portiamo su ed accompagniamo il movimento di ritorno. Effettueremo questa tecnica per 20 volte. Seconda tecnica di sblocco dell'anca. Con la posizione dell'anca e del ginocchio sempre a 90 gradi, andiamo ad effettuare prima un test di rotazione esterna dell'anca e di rotazione interna ed andiamo a vedere se c'è dolore o limitazione in uno dei due movimenti. A questo punto la mano opposta all'anca si posiziona sotto la coscia nella parte distale. La mano, nel mio caso sinistra, perché sto lavorando sull'anca sinistra, si posiziona nella parte più prossimale della coscia. La mano sinistra effettuerà una spinta verso il basso e la mano destra un contrappoggio verso l'alto. In questo modo. Andiamo ad effettuare questa tecnica per 20 volte. Mi raccomando, anche qui lentamente, e poi andiamo a vedere se il movimento di rotazione esterna e interna è migliorato ed andiamo a vedere se il dolore in uno di questi due movimenti è diminuito. Terza tecnica di sblocco dell'anca. Siamo sempre con l'anca ed il ginocchio a 90 gradi. Da questa posizione la mano interna, nel mio caso la mano destra, si posiziona a livello dell'inguine, cioè la mano opposta all'anca da trattare, e l'altra mano si posiziona nella parte distale del femore. A questo punto la mia mano destra va ad effettuare una spinta verso il muro, quindi in direzione esterna, in direzione laterale, andata lenta ed un ritorno lento. L'altra mano, la mano sinistra,
non va altro che a fare un semplice contrappoggio. Quindi andata lenta, ritorno lento, anche qui effettueremo la tecnica 20 volte e poi andremo a vedere se il movimento di rotazione esterna o interna a seconda dei casi è migliorato e se il dolore in questi due movimenti o in uno dei due è diminuito, cosa che succederà nella maggior parte delle volte. Vuoi risolvere il tuo problema? Allora clicca in basso e trova il centro di fisioterapia specializzato più vicino a te.